Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e oggi recensirò per voi questo pay-per-view. WWF SummerSlam. WWF SummerSlam 2000, svolto il 27 agosto del 2000 alla Sports Arena di Raleigh nel North Carolina. Prima ancora di tuffarci a bomba nello spettacolo, non posso non farvi notare che è con questa edizione che debuttò lo storico logo della WS di SummerSlam, francamente il mio preferito in assoluto. Mi pianse il cuore quando nel 2009 lo tolsero per far posto alla stella, poi modificata in vari modi. Per me questo verde e blu è il look perfetto per SummerSlam, mi fa venire in mente l'estate. Sa di fresco. E a proposito, carina anche la pubblicità con China e le altre divas in spiaggia. Man, they never learn. Mentre parlandovi un po' della costruzione dell'evento, del prodotto, del periodo WWF, il 2000 è considerato come il picco dell'Attitude Era. Ed è ironico se pensiamo che intanto il loro uomo di punta, Stone Cold, fosse assente per infortunio, ma grazie ad innesti nel roster niente male, una categoria di coppie indebolata e storie davvero intriganti, la WWF stava distruggendo la rivale WCW nella famosa guerra degli ascolti ogni settimana. Questo è WWF SummerSlam 2000. L'opener della serata è un 3 contro 3, il Right to Censor contro i Too Cool e Rikishi. Era appena iniziata una lotta rivelatasi poi essere a senso unico tra la WWF e il PTC, il Parents Television Council, per farvi capire è come il nostro Moige, un gruppo che si preoccupa dell'effetto dannoso della TV sui bambini e tra i tanti programmi bersagliati dalle loro critiche e lamentele, nel 2000 ci finì dentro anche il wrestling, per lo più SmackDown, ritenuto troppo violento, con donne troppo svestite per andare in onda in prima serata. La PTC portò sotto esame la storia di quattro bambini morti nel tentativo di emulare le mosse viste in televisione. E cercando di mettere in cattiva luce lo show blu della WWF, dissero che grazie al loro attivismo, diverse decine di pubblicitari avessero deciso di cessare ogni accordo con la WWF e coi suoi spettacoli. Non era vero e proprio per questo Vince McMahon fece causa al PTC per diffamazione e violazione di copyright. Alla fine le due parti si accordarono fuori dal tribunale e la WWF ricevette un risarcimento di oltre 3 milioni di dollari. Il PTC dovette anche scusarsi pubblicamente per l'accaduto, mentre intanto a Raw e SmackDown venivano presi bonariamente per il culo. Ecco perché nacque il gruppo dei Right to Censor, per farsi beffa di quelle assurde censure e lamentele contro il prodotto. Steven Richards fece la stessa cosa, una guerra culturale, la definì così a più riprese. Impediva alle divas di spogliarsi, metteva in dubbio la moralità degli altri, sempre e solo per il nostro bene. It is for your own good. Il suo primo obiettivo fu ovviamente il Godfather con tutte le sue ragazze, promuoveva sessualità e prostituzione, ma assieme al suo primo adepto, Bull Buchanan, riuscì a batterlo fino a rieducarlo completamente a SmackDown, attraverso un lavaggio del cervello che lo convinse ad abbandonare i panni del pappone e diventare il Godfather. Love is not for sale. Come spesso accade coi Right to Censor, il loro background è molto più interessante dei loro match. Qui al più grande party dell'estate messi di fronte al trio composto da Scottie Tuotti, Grandmaster Sex e Rikishi. E il pubblico è oltremodo coinvolto. È facile tifare per i babyface, ma è ancor più facile odiare i censori. I Right to Censor ottengono la vittoria grazie ad un superkick di Richards per bloccare il verme di Scottie. Qualitativamente parlando si tratta di un semplicissimo 3 contro 3 da puntata settimanale, ma con un forte, fortissimo coinvolgimento del pubblico. Fu evidente sin da subito che la WWF si ritrovò con qualcosa di estremamente bollente tra le mani. Lo stesso Richards lo ha raccontato più volte. I Right to Censor nascevano come battuta e si pensava venissero smantellati dopo una manciata di settimane, non appena quella battuta avesse esaurito il suo corso. Ma l'odio generatosi contro Richards e la sua schiera di adepti, devoti alla moralità, devoti alla censura, fu così forte e assordante che il gruppo continuò a vivere aumentando i membri con Ivory e Valvinis. Per l'ex pornatore avremo modo di parlarne quando arriveremo al suo incontro. Ci viene ricordato quanto successo a SmackDown col bacio tra Stephanie McMahon e Kurt Angle. Nel corso della serata, in attesa del main event, ci saranno moltissimi segmenti con protagonisti i due. Il loro arrivo all'arena, un loro abbraccio subito interrotto perché visti dal commissioner Mick Foley, ma il più importante è sicuramente l'accesa discussione tra Triple H e sua moglie su quel fatidico bacio. You explain to me how that kiss happened. You explain to me what it meant, huh?
Cioè non ne hanno parlato per 3 giorni, eppure sono sposati, vivono assieme. Ma tanto Stefani placa gli animi dicendo che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Voltando pagina tocca la sfida tra ex amici, da una parte ex Pac e dall'altra Road Dogg della D-Generation X. Si trattò di un periodo ricco di incertezze per il gruppo di degenerati che già l'anno prima, nel 1999, dovette fare i conti con delle spaccature interne, finendo con lottare tra di loro all'interno del King of the Ring, per poi addirittura combattere per i diritti del nome DX in un match di coppia nel pay-per-view Fully Loaded. Ma il flop di Billy Gunn come re del ring tagliò le gambe ad ogni possibile push per un qualunque altro membro. Sul finire dell'anno la D-Generation X tornò assieme, senza però raggiungere grandi successi. Dopotutto Triple H trovò degli alleati migliori in Stephanie e nel resto della famiglia McMahon. In vista di SummerSlam, i due rimasti uniti, appunto X-Pac e Road Dogg, dovettero fare i conti con alcuni problemi di comunicazione, colpendosi a vicenda nei loro match o lasciandosi malmenare dagli avversari. E mettiamola così, è un esempio del perché sia tanto difficile proporre uno scontro il contro il, cattivo contro cattivo. Qui a SummerSlam il pubblico non sa da che parte schierarsi, restano sempre due personaggi viscidi, e fino al loro match si sono equamente pestati i piedi a vicenda, nessuno dei due merita il tifo dei fan. Col passare dei pochi minuti a disposizione è Road Dogg quello a prendersi i favori del pubblico, complice il finale, in cui X-Pac, per evitare la Pump Handle Slam, va a segno con un colpo basso non visto dall'arbitro. Il wrestler, un tempo conosciuto col nome di 1-2-3 Kid, è il vincitore e si bulla di essersi dimostrato migliore. Il compagno non la prende benissimo, anche perché si è appena beccato un pugno negli zebedei, così lo ripaga con la stessa moneta e alla fine lo atterra con la Pump Handle Slam. Non un granché, insieme ad un altro è il peggior match dell'intera serata, al pubblico non interessava dell'ennesima spaccatura della DX e qua non c'era nemmeno nessuno per cui fare il tifo. Dopo aver visto le due squadre prepararsi nel backstage, è già il momento del prossimo incontro. Intergender Tag Team Match. Eddie Guerrero e Chyna contro Val Venis e Trish Stratus con il titolo intercontinentale in palio. Siamo nel bel mezzo dell'alleanza tra il Latino Heat e la nona meraviglia del mondo, ora rinominata Mamacita. Partita la sera dopo WrestleMania 2000, con Chyna che aiutò Eddie a diventare il nuovo campione europeo. Anche se la costruzione per questo incontro di coppia è trainata solo dalle due ragazze, in guerra totale, e stando attenti ci spoilerano l'imminente collaborazione con Playboy, con la prima pagina di Chyna. As a man, who do you want to see in the centerfold? Chyna or me? Parlando invece per un attimo del campione in carica, Venis lasciò perdere la gimmick del pornatore e, totalmente cattivo, mantenne la cintura intercontinentale grazie a Trish contro Rikishi a Fully Loaded. Ma in tutta onestà, uno come Venis non avrebbe mai ottenuto di più, non sarebbe mai andato oltre un titolo secondario. Il match è anche carino, seppur molto prevedibile nella sua esecuzione, con la Stratus che evita Chyna, e a dirla tutta nemmeno l'ex porno divo ha vita facile quando contrapposto alla nona meraviglia del mondo. Avrei giusto preferito che Chyna schienasse appunto Val Venis per diventare per la seconda volta campionessa intercontinentale. Capisco che fosse in faida con Trish, ma si è data una scappatoia inutile all'ex campione. Poco male, lei ed il Latino Heat hanno modo di festeggiare una conquista che fa la storia della cintura. Magari non storica quanto la prima contro Jeff Jarrett a No Mercy 1999, ma è comunque l'unica donna ad aver vinto quel titolo. Pensate che la grande popolarità di Chyna fece in modo che si pensasse ad una sua vittoria della cintura WWF. Ad un certo punto, per il SummerSlam dell'anno prima, si pensò di mandarla contro Stone Cold Steve Austin, idea mai concretizzata, ma le fecero vincere lo stesso una cintura maschile, quella intercontinentale. Per quanto riguarda invece l'ex campione, Val Venis, per via del suo passato promiscuo, venne reclutato dai Right to Censor. Adoro che abbiano ripulito un pappone e preso un attore di film per adulti schierandolo contro il porno. Nel gruppo di censori Val Venis si trasformò dalla sera alla mattina raccontando i pericoli della pornografia, ma fu proprio la sua repressione sessuale a costargli il posto nei Right to Censor, infine divisi e smantellati. Mentre ora, se leggeste tutte le porcate che va a dire sui social, pensereste che forse quello dei Right to Censor non è l'unico lavaggio del cervello che ha subito. Adesso tocca alla sfida tra Taz, fresco di debutto in WWF, e Jerry Lawler, il commentatore dello show.
È difficile trovare un tracollo dalle stelle alle stalle più inesorabile di quello affrontato dall'ex ECW, arrivato in pompa magna alla Royal Rumble di quello stesso anno per fermare l'imbattibilità di Kurt Angle, col titolo dell'Extreme Championship Wrestling alla vita, affrontò Triple H in una puntata di SmackDown, ma tempo una manciata di mesi e le sue quotazioni finirono sottoterra, in faida coi due commentatori. Lawler infatti tirò un pugno per difendere il collega Jim Ross mentre veniva bullizzato da Taz. In questa faida c'è anche un segmento molto pericoloso, quello in cui Taz vandalizza la macchina di Lawler con Jim Ross al suo interno. Rompendo il vetro della portiera con una mazza, delle schegge finirono in faccia al commentatore, ferendolo gravemente, ecco perché qui a SummerSlam si possono ancora vedere i danni. Ed è anche uno di quei rari momenti in cui la Human Suplex Machine Taz riusciva per davvero ad apparire pericoloso, come una bestia. Per il resto del tempo è stato solo un minchione, entrando prende in giro JR con un bastone per ciechi. Come match non è granché, e diciamo pure che non avrebbe dovuto trovare posto in un pay-per-view così importante. Lawler va a segno col pile driver, ma non basta per tenere al tappeto l'avversario, e l'arbitro va pure KO. Taz imprigiona il re nella sua sottomissione, la Taz Mission, ma siamo davvero tanto vicini alle corde. Infatti Jim Ross si alza dal tavolo di commento, prende una gerra di vetro e la spacca in testa al suo rivale. Lawler raccoglie così una facile vittoria, ma purtroppo non è la fine della faida. I due si affrontarono anche il mese successivo ad Unforgiven con la stipulazione speciale dello Strap Match, vinto però da Taz, approfittando del debutto di un altro wrestler proveniente dalla ECW, Raven. Non so se nella terra dell'estremo abbiano mai fatto squadra, fatto sta in WWF, la loro alleanza durò soltanto quella sera. Nel backstage Shane McMahon è intervistato, ma scappa non appena vede arrivare il suo avversario. Shane O'Mac è infatti chiamato a difendere il suo titolo hardcore dall'assalto di Steve Blackman. Dietro non c'è chissà quale grande storia, il figlio del chairman vinse la cintura pochi giorni prima del pay-per-view e il commissioner Foley si divertì a mettere Shane con le spalle al muro, confermando la rivincita per SummerSlam. Se volete una vera motivazione per cui questo incontro si trovi nella card dell'evento, è soltanto una, il volo finale. Ma arriviamoci con ordine, anche perché finora è il miglior match, molto cacciarone, molto divertente. Shane O'Mac vorrebbe darsela a gambe, ma Blackman abusa di lui in ogni modo possibile, addirittura dopo avergli messo in testa un bidone, lo colpisce a ripetizione brandendo due mazze, una per mano. Ad aiutare il figlio del capo intervengono Test e Albert, i TNA, ma anche in 3 contro 1 Blackman non si dà per vinto, si libera di due intrusi e insegue Shane che intanto si stava arrampicando sullo stage, e una volta in cima, colpendolo un paio di volte alla schiena, succede quello che tutti noi stavamo aspettando. Shane cade all'indietro di schiena, a peso morto, da un'altezza spropositata, è il suo volo più insano. E siccome Blackman non è un folle, almeno non quanto lui, gli si lancia addosso ma non dalla cima. È già tanto che Shane non si sia spezzato in due, viene schienato e abbiamo un nuovo campione hardcore. Incontro divertente e uno dei momenti più iconici in tutta la storia di SummerSlam, ma non c'è molto altro da aggiungere. È la volta di un 2 out of 3 falls, match al meglio delle 3 cadute tra Chris Jericho e Chris Benoit. Potrà sorprendervi, dato che stiamo parlando di due maestri assoluti di tecnica, ma la loro fu una rivalità molto violenta. In una puntata il Canadian Creeper intrappolò Y2J sotto una serranda e lo colpì con una sedia. Ciò non impedì a Jericho di percularlo con delle rime e degli orribili fotomontaggi. I will fight Chris Benoit on a boat. Chris Benoit with a goat. In più Shane McMahon avrebbe dovuto accompagnare Chris Benoit per restare al suo angolo, ma dopo quel volo la sua assenza è il minimo. Si parte subito forte con una rissa fuori ring, poi tornati nel quadrato si iniziano a vedere mosse di wrestling, finché Jericho non è costretto ad arrendersi una volta intrappolato nella crippler crossface del rivale. Strano e disorientante il fatto che parta, anche se per poco, la musica di Benoit senza che abbia vinto l'incontro. Siamo solo sull'1-0 e Y2J trova il pareggio grazie all'esecuzione della sua sottomissione, le Walls of Jericho. I due sono bravissimi e si intendono a meraviglia, al commento ci dicono che basterebbe un non nulla per ottenere il punto decisivo, dal Canadian Creeper, aggrappandosi alle corde durante un roll-up. Buono, molto buono, anche se non è lontanamente il loro miglior match, quel premio se lo becca il ladder della Royal Rumble 2001, recuperatelo. Poi qua dispiace che sia così corto, 13 minuti in totale per un 2 out of 3 falls, quindi al meglio delle 3 cadute sono davvero pochi.
Ma ora sì che il livello si alza, il primo TLC match della storia tra gli Hardy Boys, i Dudley Boys e AJ Christian. Queste tre coppie stavano rivoluzionando la divisione tag team già da un annetto buono, più o meno. Tutto partì col sottovalutatissimo incontro con le scale fatto a No Mercy 1999, vinto da Matt e Jeff. Successivamente fu la volta di Bubba Ray e Devon ad aggiungere l'ingrediente coi tavoli alla Royal Rumble, e a WrestleMania 2000 le tre squadre si affrontarono con in pari i titoli di coppia in un ladder match, ma con forti e spiccate contaminazioni offerte dagli altri due oggetti, quindi prendiamolo come una prova. Pensateci, i Dudley avevano il tavolo, gli Hardy avevano la scala ed Edge e Christian avevano la sedia. Pensarono di riunire tutto quanto insieme per SummerSlam. Fu Mick Foley a coniare per primo il nome durante l'annuncio dell'incontro per il più grande party dell'estate, e considerando quanto la WWE piace marketizzare tutto, strano che non ci abbiano mai fatto una maglietta. Se mi conoscete un minimo saprete che questo è uno dei miei incontri preferiti. So bene che c'è chi preferisce il secondo TLC, quello fatto dagli stessi partecipanti a WrestleMania 17, ma non sono d'accordo. In quell'occasione tentano tanto, forse troppo, e non tutto va a buon fine. Qui invece, oh, tutto è perfetto. Non si era ancora creato quel bisogno di superarsi e fare di più, avevano appena trovato la perfetta combinazione. I sei sono consci di quello che possono fare tra di loro e con gli oggetti circostanti, ed è qualcosa di assurdo. È la massima espressione di Demolition Derby, è uno spotfest così fuori di testa da rivoluzionare il business. Da allora qualunque incontro con le scale con più di due partecipanti tenta di essere in qualche modo somigliante. E siccome non ha alcun senso parlare di selling, raccontarvi le mosse che hanno fatto, ve le mostro. Queste immagini varranno sempre più di mille parole, e se siete tra i pochi folli a non averlo ancora visto, cercate di recuperare. La vittoria va ai campioni in carica, Edge e Christian, che mantengono le loro cinture. Stupendo, 5 stelle, perfetto per quello che doveva essere, uno spotfest folle con colpi di sedia, voli da scale e tavoli spaccati. Ci si deve riprendere, infatti tocca lo Sting Face Match femminile tra The Cat e Terry Runnels, che tra l'altro, oh mio Dio, sono le stesse che si erano affrontate nella Cat Fight di WrestleMania 2000. Non ditemi che sono in fight da più di 4 mesi! L'unico requisito per partecipare a questo incontro è indossare un tanga e per vincere strofinare il posteriore sulla faccia dell'avversaria. Le premesse perfette per un altro capolavoro si prospettano altre 5 stelle. Sono determinanti gli accompagnatori delle due contendenti, per Kat al Snow e per Terry Perry Saturn. Entra in gioco persino Ed, la testa del manichino, The Cat la usa e poi sbatte il popò in faccia alla rivale. È lei la vincitrice di questo capolavoro e festeggia in modo molto sobrio assieme all'amico al Snow. Brutto ma ingiudicabile, avrei solo una cosa da dire. Dove diavolo erano i Right to Censor? Qui avevamo bisogno di loro! Prima del main event tocca alla sfida più dimenticata della loro faida fratricida, Undertaker contro Kane. Passò così tanto in sordina anche perché non era il piano originale. Big Show avrebbe dovuto sfidare l'American Badass, tant'è che scaraventò il Big Red Monster dentro ad un buco nello stage a SmackDown. Ma senza nemmeno trovare un modo adatto per rimuovere il gigante dai programmi, lo mandarono in OVW perché a quanto pare la dirigenza non era per nulla contenta del suo fisico, voleva che perdesse peso. Ma intanto serviva un altro avversario per Undertaker, così, ancora più dal nulla, lo fecero attaccare da Kane. Una chokeslam attraverso il tappeto del ring. Non fatevi domande, vi basta sentire questa debole motivazione. Why did I chokeslam my brother? I am a monster! Seguendo il suo piano pluriennale, come quando lo seppellì vivo nel 2003, sapeva che non fosse il momento giusto per liberarsi definitivamente di lui. Quel momento sarebbe arrivato nel 2010. Il match parte come una rissa da strada, ma è doveroso specificare che non si tratta di un no holds barred. L'incontro è venduto come sfida tradizionale di wrestling, uno contro uno, ma le regole andranno a ramengo. Senza che ci fosse suggerito prima dalla storyline, Taker insiste nel cercare di smascherare il fratellastro. Lo colpisce con una sedia, riesce anche a togliergli la maschera lasciandoci intravedere parte del viso, solo che appena il Big Red Monster lascia il quadrato, l'arbitro chiama la fine del match, il no contest. Grossa delusione, anche perché essendo un match quasi improvvisato, pensato all'ultimo, la faida, la storia morì lì. Peccato perché come semplice scena Kane che si copre il volto con le mani e i capelli è anche bella, ma a differenza di quando perse per davvero la maschera nel 2003 è totalmente priva di pathos. Poi tanto già dalla sera dopo tornò mascherato come se nulla fosse.
E siamo arrivati al main event, triple threat per il titolo WWF tra il campione The Rock, Triple H e Kurt Angle. Il Great One e The Game si sono passati la cintura di campione praticamente per tutta la primavera, ma qui ci si è aggiunto anche l'eroe olimpico, divenuto anche lui il number one contender al titolo di campione. Siccome sia Triple H che Angle schienarono Jericho a Raw, si decise un match a tre per SummerSlam. Ma questa è la mera formalità, il piatto forte della storia è rappresentato dalla presenza di Stephanie McMahon. Lei e Kurt iniziarono ad avvicinarsi parecchio, ma la ragazza disse al marito di non preoccuparsi. That Kurt and I are just friends. Friends my ass, Steph. Come ovvio che fosse, i due non si sopportavano, ma iniziarono a far fronte comune per il bene di Steph. Con le Re Olimpiche e il triplo alleati, The Rock non sarebbe mai riuscita a confermarsi campione in nessun modo. Tutto cambiò nell'ultima puntata di SmackDown, prima del più grande party dell'estate, in un match di coppia. E con la Billion Dollar Princess portata di corsa in infermeria, Angle volle farle sapere quanto tenesse a lei. Sono d'accordo se direte che in tutto questo il campione in carica The Rock non rappresentasse chissà quale grande punto di interesse, ma non importa, la storia è comunque bella. L'eroe olimpico ci tiene a scusarsi per non aver baciato prima Stephanie e allora Triple H non perde tempo. Il triple threat parte solo con loro due, The Rock se la prende molto comoda e arriva dopo un rissone, terminato con una mossa devastante, il pedigree di The Game sul tavolo di commento che si spacca in anticipo. Anche se non avete mai visto questo match, so per certo che avete visto questa manovra perché la infilarono nel promo del Don't Try This at Home. E con ragione, in seguito all'impatto, Angle subì una commozione cerebrale e ha raccontato che non si ricorda nulla dell'incontro. Seguendo il copione del match viene portato via in barella, ma su richiesta di Stephanie torna nel ring. A fatica riusciva a stare in piedi e capiva cosa doveva fare solo tramite direzioni urlategli lì sul momento. Ad un certo punto Triple H colpisce per errore la moglie mentre cercava di abbattere il rivale in amore. Il patatrack dà modo al Great One di andare a segno con la People's Elbow e aggiudicarsi la contesa. Fantastica la scena finale in cui l'eroe olimpico si carica in spalle Stephanie, di fatto rubandola a The Game. Il voto finale potrà sembrarvi esagerato, ma per il grande dramma e per la pericolosità di Angle che ha continuato l'incontro mi sembra dovuto. Peccato solo che il triangolo amoroso venne concluso in fretta e furia già il mese seguente ad Unforgiven, con la Billion Dollar Princess schieratasi apertamente dalla parte di suo marito Triple H facendolo vincere. A quanto pare il piano prevedeva che Steph lasciasse The Game preferendo l'eroe olimpico al suo posto, ma Hunter fece pressione nel dietro le quinte per tenersi la moglie perché a suo dire non era realistico che uno come lui venisse lasciato per uno come Angle, che almeno vinse il titolo a No Mercy. Questo era WWF SummerSlam 2000, ci sono più alti e bassi di quello che ricordavo, ma è comunque una signora edizione. Il punto debole più grosso è che ci sono davvero troppi match, alcuni cortissimi e non all'altezza di un pay-per-view, ma le note migliori sono talmente alte da farci dimenticare quei pochi punti sfavorevoli, il primo TLC, il volo di Shane McMahon, tutta la bella storia e i continui cambi di fronte del triple threat titolato. Nel complesso si tratta di uno show divertente, molto solido e vario, con in più un sacco di bei momenti. Voi invece cosa ne pensate di WWF SummerSlam 2000? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.